Glutei e seno sono gli interventi estetici più frequenti tra le donne. Ma alla chirurgia estetica non rinunciano neanche gli uomini, soprattutto ricorrendo ad interventi volti a migliorare uno degli elementi chiave dell'aspetto del viso, l'estetica del naso. Ed è infatti la rinosettoplastica, l'intervento più diffuso tra il sesso forte, un'operazione chirurgica effettuata per ottenere sia obiettivi funzionali che estetici. L'intervento più diffuso tra gli uomini, ma al pari richiestissimo dalle donne, è la rinosettoplastica o rinoplastica, a seconda che si intervenga o meno sia sull'aspetto funzionale, quindi sulla deviazione di setto, su un'ipertrofia dei turbinati, o puramente da un punto di vista estetico per andare ad eliminare qualche piccolo difettuccio. È l'intervento più richiesto in assoluto anche perché rispetto al passato, grazie alle nuove tecniche che abbiamo a disposizione, diventa anche un intervento molto più facile da gestire nel post-operatorio, perché non si utilizzano più quello che era l'incubo di chi faceva il naso prima e si sottoponeva a questo intervento, che erano i tamponi, perché faceva, diciamo, abbastanza male tenerli e toglierli, ma grazie all'ausilio di nuove tecniche chirurgiche si riesce ad evitare di utilizzare i tamponi e il paziente riesce così a respirare da subito e non avverte più quel fastidio che poteva avvisare in passato. Le nuove tecniche meno dolorose hanno agevolato la diffusione di questo tipo di intervento, come ad esempio alcuni apparecchi che generano un campo elettromagnetico intorno al naso, la cui azione contribuisce ad azzerare il dolore e a ridurre di molto l'edema e l'ecchimosi, favorendo un decorso post-operatorio più veloce. Funzionalità di pari passo con esigenze estetiche. Due facce della stessa medaglia. La richiesta in realtà ci arriva da due tipologie di pazienti un po' differenti. C'è chi viene solo per un punto di vista estetico, quindi per migliorare esteticamente il proprio naso. C'è invece chi ci fa una richiesta anche da un punto di vista funzionale, per respirare meglio. A quel punto diventa un intervento realmente importante per il paziente, perché lo aiuta anche nella vita quotidiana a vivere meglio, a respirare meglio. Respirare meglio non solo di giorno, ma anche di notte, per evitare il russamento e migliorare anche la qualità del sonno. A volte magari si presentano le mogli che accompagnano i mariti perché russano un po' troppo. C'è da dire che il russare non è nello specifico legato solo ed esclusivamente al naso, però anche lì può aiutare tanto. Quindi respirare meglio diventa a questo punto, con la rinoplastica, anche un intervento importante per la salute del paziente o della paziente. Quali sono le principali tecniche di intervento al naso a cui si ricorre più frequentemente? Le tecniche possibili in grandi linee sono due. Esiste una rinoplastica che si chiama rinoplastica in tecnica chiusa e un'altra rinoplastica che viene detta in tecnica open. La differenza dove sta? Nell'accesso. Nella rinoplastica chiusa l'accesso è solo all'interno delle narici, si entra con lo strumentino all'interno del naso e si riesce a lavorare abbastanza bene. Per quanto riguarda invece la tecnica open, all'incisione all'interno delle narici va aggiunta anche un'incisione qui sulla columella. È una cicatrice, in realtà è un taglio molto piccolo, parliamo di qualche millimetro, che in realtà non si nota come cicatrice esternamente, ma in realtà è una tecnica che io trovo molto vantaggiosa perché aiuta a vedere le strutture del naso, per cui il chirurgo riesce ad essere magari ancora più preciso nel lavoro da compiere e soprattutto anche a personalizzare il naso in base al viso che hai di fronte. Resta sempre valido il suggerimento che invita a non trasformare eccessivamente la forma del naso e quindi l'assetto del viso, ma a scegliere interventi che concorrano a migliorare il proprio aspetto e a limare, ridurre e nascondere piccoli difetti. E questo equilibrio lo si può raggiungere partendo da un dialogo aperto e da un rapporto empatico con il medico chirurgo. Ma come distinguere i difetti su cui intervenire senza stravolgere l'immagine della persona? Il consiglio che spesso do a chi si avvicina per questo intervento e vorrebbe sapere come sarà il suo naso dopo, il consiglio è di andare a vedere magari qualche foto da bimba o da bimbo, perché nella fase dove non c'è stato ancora un accrescimento della cartilagine o delle ossa in maniera avanzata, riesci a vedere un naso che sta bene sul tuo volto. L'idea deve essere sempre quello. Non è detto che il naso del personaggio famoso messo su un volto qualsiasi poi resti un bel naso. Il bel naso è quello che sta bene su quel volto.
In alcuni casi ci sono dei trattamenti anche di medicina estetica molto innovativi, sono arrivati da pochi anni, che riescono anche ad evitare l'intervento chirurgico quando il problema è solo da un punto di vista estetico e non funzionale. Il rinofiller, cioè l'utilizzo di acido ialuronico, quindi di filler a base di acido ialuronico, che riescono a farne un camouflage del naso, quindi a nascondere dei piccoli difetti estetici e in molti casi riescono ad evitare anche l'intervento al paziente. È ovviamente un intervento però di medicina estetica, per cui ha un post-operatorio, in realtà non ha un vero e proprio post-operatorio, quindi è molto di più facile uso, basta qualche punturina, ma va fatto da mani molto esperte, perché la zona in cui l'acido ialuronico viene inserito è una zona comunque ad alto rischio, quindi chi ci mette le mani deve essere molto bravo. Parliamo quindi di una tecnica meno invasiva, ma che richiede una costanza nel tempo. Il rinofiller è ovviamente una tecnica che tende però a dover essere ripetuta nel tempo. Perché? Perché il materiale che viene utilizzato è completamente riassorbibile, in genere nel giro di 18 mesi circa. Come scegliere la tipologia di intervento tra funzionalità ed estetica, tra rinosetto plastica chiusa e open? Mentre il rinofiller ovviamente il chirurgo può farlo in ambulatorio, quindi nel suo studio medico, sulla rinoplastica bisogna stare in cliniche specializzate, quindi in sala operatoria. Anche la rinoplastica ora è diventato un intervento che può essere eseguito in regime di day hospital. Spesso il paziente viene ricoverato al mattino, fa l'intervento, dopo qualche ora di controllo viene dimesso e può tornare tranquillamente a casa. L'importante è che siano strutture sanitarie valide e riconosciute. Tipologia di intervento, operazioni in strutture valide e riconosciute e, soprattutto, la scelta del chirurgo estetico adatto alle nostre esigenze. Per quanto riguarda la scelta del chirurgo, anche lì in realtà internet ci aiuta tanto perché si trovano tante notizie. Cerchiamo magari di approfondire su portali specialistici, su portali professionali, perché a volte il passaparola non è sempre veritiero. Bisogna tener conto che la rinoplastica è un intervento molto complicato e va gestito al meglio dalle mani giuste, per cui quando si sceglie il proprio chirurgo bisogna sceglierlo sia in base al suo curriculum, ai suoi lavori, cioè a valutare ciò che ha fatto, se è un chirurgo che può fare per noi. E soprattutto bisogna conoscere il chirurgo, per cui mai fare interventi senza prima aver fatto una visita specialistica col proprio chirurgo, senza averci parlato ed aver chiarito ogni dubbio al riguardo. In conclusione, per il proprio intervento al naso non fidarsi solo del passaparola, ma anche informarsi sui siti ufficiali di chirurgia estetica per individuare la tipologia più idonea e la struttura giusta per operarsi. Ma soprattutto avere il fiuto giusto nella scelta del chirurgo più adatto a trovare il corretto punto di equilibrio tra estetica e funzionalità.